l'arte è importante per la salvezza dell'anima. Da sempre con la musica sono vicino ai diritti dei più deboli, che per primi, per fare una rima, sono i bambini. Amor cannullo amato, amar perdona. Il linguaggio dei grandi poeti ci rigenera. Messaggio di speranza. L'amore è l'energia più grande, noi da soli siamo nulla. Si può rinascere uscendo da questo individualismo esasperato. Nessuno si salva da solo. Gli altri sono importanti quanto lo siamo noi. Continuare a portare un sorriso anche in un momento così drammatico. Ma non ridete. Viva il teatro, dove tutto è finto, ma niente c'è di falso. Papa Francesco, Madre Teresa e John Donne, in epoche diverse e in contesti diversi, hanno condiviso però tutti quanti un concetto fondamentale sulla salvezza dell'umanità, che può avvenire solamente se c'è uno spirito di empatia, di condivisione e di unione. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano, per lo tuo amore ti sostengo infirmità e tribolazione. Io so che Claudia Conte è sulla stessa lunghezza d'onda, perché decide di chiamare a raccolta amici artisti per realizzare, come tu hai scritto, un inno alla ripresa affinché tutti possano ricominciare a vivere. E lo hai chiamato infatti Insieme per la rinascita, non a caso. Allora la domanda che ti faccio è: come si fa a superare la paura che si è radicata in tutto questo tempo? L'uomo ha bisogno di sentirsi parte di una realtà più grande, ha bisogno di condividere, e quindi Insieme per la rinascita ha proprio l'obiettivo di tornare tutti insieme a riprenderci in mano le nostre vite, superando le paure. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena, né un fil di lana, non so più fare una collana. Imparare anche dagli animali, dai bambini, la purezza dei sentimenti, l'amore. A volte dobbiamo impararli dai bambini e dagli animali, perché noi li abbiamo dimenticati. Più o meno come fa un piccio, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando mi lo chiedi, dimmi che ci credi e che ti fidi. Mi ha colpito il fatto che l'hai definita meditazione artistica, come mai? Beh, innanzitutto siamo in una chiesa, la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, questo meraviglioso luogo che ci ospita. Si dice che chi canta prega due volte. E ci diceva Sant'Agostino, esattamente, esattamente. E quindi anche i brani vogliono essere anche una preghiera per l'umanità, no? È un inno, una speranza di poter sconfiggere questo virus e quindi tornare finalmente a fare arte. È maggio, quando tutto è in fiore. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra. Sentivano i loro tre cuori battere con ritmi diversi, ma con la stessa intensità. Il rimedio è la povertà. A darci ancora la fede. Quanti dolci pensieri. E l'ombra della notte scendeva. Perché l'arte, più di ogni altra cosa forse, può essere lo strumento efficace per la rinascita delle relazioni, anche del nostro animo? L'arte è importante per la salvezza dell'anima, quindi dovrebbe essere uno dei pilastri fondamentali di qualsiasi società. Povertà non è miseria. Quale insegnamento, quale lezione di questo anno che abbiamo trascorso dobbiamo invece tenere a mente e anche ricordare, proprio nel senso etimologico di riportare al cuore, e proprio per evitare di tornare a quella che Papa Francesco definiva la normalità malata di prima, no?
Penso che da ogni avversità dobbiamo trovare l'opportunità e quindi che ci sia un risveglio spirituale per tutti noi e che possiamo imparare delle cose nuove, sicuramente il rispetto dell'ambiente. Laudato sì, mi Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, tumile, preziosa e casta. Cosa speri che la gente che assisterà a questo evento si porti via con sé stasera? Emozioni. Noi siamo qui per emozionarci, per regalare emozioni, per commuoverci. Amor, cal cor gentil, ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Io volevo condividere con te quello che è stato sempre un po' il motto augurio del programma Retroscena da quando è nato, ed è che il teatro non sopravviva, ma viva. Volevo chiederti, tu hai un motto, uno slogan, un aforisma, una frase perlomeno che ti risuona dentro e ti fa quasi da guida? La mia guida è un po' legata al sogno, no? Se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi non dobbiamo mai smettere di credere nei nostri progetti, nei nostri sogni. Dobbiamo andare sempre avanti in quella direzione. Sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante, che vola solo chi osa farlo. Quella mafia che oggi serve per domani essere servita. Protegge per essere protetta. Ha i piedi in Sicilia, ma afferra anche Roma. Penetra nei corridoi di Montecitorio. Sottrae documenti. Stringe nei suoi tentacoli giustizia, polizia, amministrazione, politica. Il dubbio, la diffidenza, la tristezza. Invade l'animo dei buoni. Non ci si crede. Sono parole che Luigi Sturzo scrisse nel febbraio del 1900 alla vigilia della rappresentazione del suo dramma intitolato La Mafia. È terribile pensare che Sturzo ha scritto questo testo nel 1900. O vera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. La corruzione che invade il partito. Si credono potenti e gli va bene. Io non ho altra mira che il bene del paese. Quello che fanno e tutto gli appartiene. Lei così facendo tradisce il partito e il disastro sarà sulla sua coscienza. Tra i governanti la mafia vi farà vincere. Quanti perfetti e inutili buffoni. Vorreste che io mi tolga dalle mani le armi per colpire questi morali che si appoggiano alla mafia? Non mi togliete la speranza di salvare la patria. Hanno un po' di dispiacere. Alla patria, alla patria, alla patria! Quei corpi in terra senza più calore. Scelgo la via del dovere. No. Che Ambrosetti resti vivo? No. È un'onta alla mafia. Non cambierà forse cambierà. Cioè lui è intitolato La Mafia il testo. Intitolato La Mafia senza fare sconti a nessuno. In questo testo lui parla di
collusioni molto forti fra potere locale e potere centrale, di controllo della prefettura, di controllo della procura della Repubblica, di controllo dei processi, di controllo addirittura delle inchieste giudiziarie attraverso inchieste amministrative che possano ritardare l'iter delle inchieste giudiziarie. Aveva capito tutto. Aveva capito tutto, assolutamente tutto. E l'ha pure detto, è scritto. L'ha detto, scritto, implacabilmente, nel senso che non ha fatto sconti a nessuno. Lei crede che le nostre denunce, anche documentate, la nostra guerra con gli infami, saranno fruttuose di bene per il nostro paese? Quelle parole che tu hai letto all'inizio sono delle parole di un articolo che lui ha scritto sulla Croce di Costantino, che era un giornale del Calatino di Caltagirone, dove lui in qualche modo aveva presentato già i suoi dubbi e le sue ansie rispetto alla vicenda Notar Bartolo e alla vicenda Palizzolo, che in quegli anni si stava svolgendo, perché Notar Bartolo viene ammazzato nel 1893, i processi si susseguono con Palizzolo condannato fino al 1905, nel 1905 considerato non colpevole, nessuno ha mai saputo chi sia stato l'assassino, il mandante, di Notar Bartolo, i mandanti dell'assassinio. Ti chiederei di fare una, se possibile, una breve sinossi del dramma, proprio qualche battuta che sintetizza un po' il plot. Io ho voluto assolutamente fare questo testo con dei giovani, con giovani allievi diplomati dell'Accademia Silvio D'Amico e diplomati della scuola Orazio Costa Giovangeli di Firenze. Per due ragioni. Uno, perché spero, auspico, voglio che loro raccolgano il testimone di questa conoscenza e lo possano trasmettere. La seconda è perché secondo me hanno l'energia giusta, in positivo e in negativo, per affrontare questo testo, i personaggi di questo testo. C'è la mafia che ti minaccia e ne sei certo? È meglio cedere che resistere. Cioè, la vicenda è molto semplice. C'è un maggiorente del paese, Ambrosetti, che non vuole che venga eletto a sindaco un altro maggiorente del paese, Palica, sostenendo che la commistione fra partito e governo locale provocherebbe gravi danni per il paese. Non credo opportuno che il presidente del partito politico sia anche sindaco. Tutti gli altri sono dalla parte di Palica, dell'onorevole, e sono gli amministrativi, quelli che hanno truffato, quelli che hanno messo firme false, quelli che hanno fatto concussione, compreso un personaggio estremamente ambiguo che è l'avvocato Fedeli. L'avvocato Fedeli dovrebbe essere un grande amico di Ambrosetti, del buono. In realtà è su tutte le piste, al punto che sarà il suo assassino. Poi c'è il mafioso a Carano, che è l'unico che ha una calata leggermente siciliana e che ha un po' di vernacolo rispetto agli altri che parlano un italiano purissimo. La nostra società entra di diritto in tutti gli affari del municipio, negli appalti, nelle imprese, e la questura non ci molesta più. Protezione in tutte le amministrazioni, spie presso la prefettura. Io sfido chiunque a colpirci. Tra poco tutto sarà nostro. Sentire a un certo punto appunto queste parole irridenti, anche spietate, del boss, no? Fa accapponare la pelle, anche perché rievocano parole molto simili denunciate a suo tempo dai nostri due eroi, ormai dei santi laici, no? Come possiamo definire, cioè Falcone e Borsellino, no? Siamo alla vigilia del 23, la strage di Capaci, il 23 maggio del 1992. C'è bisogno ancora di altri eroi che si sacrificano per combattere la mafia oggi? Io non so, onestamente non so cosa sia diventata la mafia oggi, nel senso credo che questi livelli su cui si sono immolati Falcone e Borsellino, che ha descritto Sturzo, siano stati ampiamente superati. Indicate sposati, convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio! Ai mafiosi dico, cambiate, fratelli e sorelle.
Sono appelli che ovviamente possono sembrare retorici perché più delle volte cadono nel vuoto, non è detto, qualcuno magari l'ha anche colto. Io non credo siano inutili, nel senso sono delle esortazioni in qualche modo, anche perché quella mafia, non quest'altra di cui ancora non conosciamo i termini, si ammantava anche molto di religiosità, cioè di esteriorità religiosa, di celebrazione rituale, altarini dentro altarini, casa, processioni, no? Quindi voglio dire che il capo della Chiesa, riconosciuto come tale, li inviti, speriamo che non cada nel vuoto, ma non, secondo me è un gesto forte e necessario. Ricordi qual è stato il primo discorso significativo, la prima parola, se c'è, che hai detto loro nel primo giorno di prove, quando vi siete incontrati? Se non mi ricordo male, abbiamo parlato molto di Don Sturzo. Quello che mi interessava comunicargli era proprio la grandezza di questo personaggio scomodo del mondo cattolico. Perché poi, ecco, negli ultimi anni a me è sempre interessato molto attraversare le tre anime, cioè quella cattolica, quella marxista e quella liberale, che sono le tre anime grazie alle quali noi viviamo con una Costituzione. Sono le piaghe cancrenose della nostra patria, l'immoralità trionfante nel governo. E come potremo educare i nostri figli? Quali esempi daremo loro? Che speranze per il bene della patria desteremo nei loro cuori? Dovremo dunque ripetere ai figli che ansiosi ci guardano: segati le vene e muori per non servire alla perfidia e alla tirannia? Io ti chiederei in chiusura, 121 anni dopo, cosa rispondi a queste domande Piero Maccarinelli? Io credo che ci sia ancora la possibilità di trasmettere ai figli, che mi sembra poi il nodo del problema, un senso civico, io ci credo profondamente. La primavera intanto tarda ad arrivare.